La rubrica Letteratura italiana per pochi nasce con l'idea di raccontare la letteratura italiana attraverso tutto quello che hanno scritto i più grandi scrittori e le più grandi scrittrici italiane. I loro romanzi, i loro racconti, le loro novelle, soltanto la storia letteraria che serve per contestualizzare tutto e le mie opinioni personali sui libri di cui vi parlo. Letteratura italiana per pochi, perché questa rubrica non vuole essere un prodotto leggero a tutti i costi e non vuole annacquare i contenuti che propone per risultare per forza più accessibile. In questo video vi parlo di Pirandello, quindi Pirandello per pochi. Pirandello ha scritto in totale 7 romanzi e li ha pubblicati nell'arco cronologico che va dal 1901 al 1926. Il primo romanzo che Pirandello ha pubblicato è L'esclusa. Pirandello ha esordito come romanziere pubblicando L'esclusa a puntate sulla Tribuna, un giornale romano non proprio fra i quotidiani più importanti. Difatti, L'esclusa è il primo romanzo italiano pubblicato sulla Tribuna. All'epoca era normale pubblicare il proprio romanzo a puntate, soprattutto se eri un esordiente e il tuo nome era pressoché sconosciuto. Calcolate che la prima stesura dell'esclusa è del 1893. E che L'esclusa verrà pubblicato soltanto nel 1901. Pirandello era soltanto un esordiente che stava cercando di farsi spazio fra le maglie dell'editoria italiana. E per farsi spazio sceglie un romanzo ambientato in Sicilia che racconta la vita di una donna accusata ingiustamente di adulterio. Marta Ayala viene accusata di aver tradito suo marito e da quel momento la sua vita diventa un inferno, è completamente rovinata. Non importa se l'accusa sia vera o falsa, basta soltanto l'accusa e la sua vita è distrutta. Questo romanzo, che ancora oggi è straordinariamente contemporaneo, non deve aver avuto un grande successo i primi anni del Novecento. Tant'è vero che in una lettera a Capuana, Pirandello si lamenta del tempo che è intercorso tra la scrittura di questo romanzo e la sua pubblicazione. Si lamenta dell'editoria del tempo e rivela che aver pubblicato questo romanzo a puntate non deve essere stata una grande mossa. Siamo nel 1907 e Pirandello è già famoso, quindi può togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Piccola premessa, Pirandello dedica l'esclusa a Capuana perché Capuana era uno dei più grandi intellettuali italiani. Praticamente era colui che aveva teorizzato il verismo. Di certo possiamo dire che L'esclusa non è il miglior romanzo di Pirandello, ma è sicuramente un buon esordio, che poi negli anni verrà ristampato e otterrà la sua edizione definitiva nel 1927 con la casa editrice Benporal. Pirandello quindi esordisce raccontando la condizione femminile del tempo, un argomento che oggi è attualissimo, ma che all'epoca non doveva muovere le folle. La sua scrittura a quell'altezza cronologica si stava ancora formando e siamo ancora lontani dalla poetica dell'umorismo, anche se poi Pirandello a posteriori asserirà il contrario. Il secondo romanzo di Pirandello è Il Turno, il quale è stato pubblicato nel 1902, quindi un anno dopo L'esclusa. Il Turno è in assoluto il peggior romanzo di Pirandello, qualcosa che a tratti è stupefacente per la sua semplicità. E a tratti invece è irritante per il livello soltanto popolare della sua scrittura. Probabilmente se leggessimo Il Turno senza sapere che è di Pirandello, non lo associeremmo mai alla sua penna. Il Turno racconta la storia di un padre che costringe la figlia, giovane e senza dote, a sposare un signore, anziano e ricco, con l'obiettivo di ereditare la sua ricchezza all'avvento della sua morte. La figlia, ovviamente, non è felice di questa situazione. Anche perché a causa di questa scelta deve rinunciare al ragazzo che ama. La trama di per sé sarebbe anche interessante. Il punto è che questo romanzo non è ambizioso dal punto di vista tecnico. Non ci sono cioè neanche quegli spunti che nell'esclusa invece sono presenti, che poi in futuro renderanno forte la prosa di Pirandello. Il Turno è un romanzo che non ha l'ambizione di uscire dai confini regionali. E la stessa casa editrice è una casa editrice regionale. E anche la narrazione non ha un tratto stilistico o contenutistico che possa avere un carattere nazionale. Di conseguenza non è stato mai rivalutato dalla critica e io stesso non penso che debba essere ripreso per forza. Il terzo romanzo di Pirandello è quello più conosciuto, e cioè Il Fumatia Pascal. Il Fumatia Pascal, secondo me, non è il miglior romanzo di Pirandello, ma è sicuramente il suo grande classico ed è sicuramente un romanzo da leggere.
La trama del fumetto Pascal è risaputa. Mattia Pascal vive una vita infelice anche perché fatica a gestire l'eredità lasciatagli dal padre. La vita familiare è insoddisfacente e il suo impiego non è proprio l'impiego dei suoi sogni. Così decide di fuggire per tentare una vita diversa e proprio in quel frangente si verificano due eventi. Vince una grande somma di soldi alla roulette e leggendo un giornale casualmente scopre che è stato dato per morto a causa di uno scambio di persona. Quindi ha l'opportunità di cambiare vita, cambiare città, cambiare nome, ora si chiama Adriano Meis, e vivere con tutti i soldi che possiede la vita che vuole. Ma Adriano Meis per la legge praticamente non esiste. E se vuole fare qualcosa di legale, come sposarsi per esempio, non può. E quindi questa vita dorata a poco diventa una gabbia. La trama è molto contemporanea, anche se oggi su qualsiasi piattaforma ne trovate a decine così. Ma all'inizio del Novecento questa trama era molto innovativa, anche perché al suo interno Pirandello può iniziare a lavorare su tre temi, su tre argomenti a lui molto cari, e cioè il doppio, la maschera e lo specchio. È vero, già nel romanzo L'esclusa, il suo esordio, qualche spunto di questo tipo c'era stato. Ma è con il fu Mattia Pascal che lui inizia a sviluppare quello che poi chiamerà umorismo e che teorizzerà compiutamente in un saggio del 1908 intitolato appunto Umorismo. Stiamo attenti però, il fu Mattia Pascal è molto innovativo dal punto di vista della trama, è molto innovativo dal punto di vista dei contenuti ed è molto innovativo dal punto di vista filosofico. Ma la scrittura è ancora ottocentesca. Siamo nel 1904, ma la scrittura è del secolo prima. E poi a breve sarebbe arrivato qualcosa che avrebbe spazzato via tutto dal punto di vista stilistico. Con il fu Mattia Pascal, Pirandello ebbe un grande successo di pubblico. Meno di critica, ma il romanzo ebbe una grande diffusione. Da quel momento in poi, Pirandello si afferma come scrittore. Nel 1911 esce il quarto romanzo di Pirandello, e cioè suo marito. Questo, secondo me, è il romanzo più sottostimato di Pirandello. Io invece l'ho trovato molto interessante e molto sul pezzo. Suo marito racconta la storia di un uomo che prima fa l'impiegato e poi, quando sua moglie diventa una scrittrice di successo, diventa sua agente, accettando quindi un ruolo che all'epoca veniva visto come subalterno. Sembra questo un romanzo che deve dal percorso narrativo di Pirandello. Dopo il fu Mattia Pascal ci saremmo aspettati qualcosa sull'umorismo e invece arriva suo marito. Un romanzo che però riprende un argomento già trattato nell'esclusa, che è il ruolo sociale dei sessi. Io non parlerei di femminismo, non parlerei di gender, ma di ruolo sociale dei sessi sì. Perché nell'esclusa c'è una donna affossata da una calunnia sessuale fatta da suo marito stesso. In suo marito invece c'è un uomo che ha un ruolo lavorativo subalterno alla moglie, il ruolo sociale dei sessi, appunto. La storia editoriale di questo romanzo è molto interessante, perché la casa editrice Treves, che all'epoca era la casa editrice più importante in Italia, rifiuta questo romanzo, perché la scrittrice, Grazia Deledda, ritiene che la protagonista di suo marito sia proprio lei e che quindi ci sia un presunto attacco alla sua vita privata. Attenzione, in quel periodo Pirandello era già molto famoso, addirittura collaborava con la terza pagina del Corriere della Sera, ma Treves comunque rifiuta. Così Pirandello lo pubblica con un'altra casa editrice e poi però, dopo la fine della prima tiratura, non autorizza un'altra ristampa. Addirittura poi negli ultimi anni della sua vita proverà a riscrivere questo romanzo, ma fortunatamente non ci riuscirà. Io però vi dico che l'aspetto che mi ha colpito maggiormente di questo romanzo è l'affresco che Pirandello fa della letteratura e dell'editoria italiana del tempo. Ne esce un quadro devastato. È vero, è tutto romanzato, ma si avvertono chiaramente alcuni punti di verità. Io mi sono divertito tanto. Suo marito è un romanzo di cui si parla troppo poco, anzi, non se ne parla per niente ed è un errore. Il quinto romanzo di Pirandello è I vecchi e i giovani, un romanzo che ho provato a leggere almeno un paio di volte e mi sono sempre fermato dopo un centinaio di pagine. Perché da una parte avverti che questo, nelle intenzioni di Pirandello, era un romanzo ambizioso. Dall'altra parte però, mentre lo leggi, avverti tutti i limiti di una prosa vecchia, ampollosa e ridondante.
Pirandello pubblica nel 1913 I vecchi e i giovani per Treves, con l'obiettivo di mettere a confronto due generazioni. I vecchi che hanno mancato il rinnovamento promesso dal Risorgimento e i giovani che non riescono a staccarsi da questo fallimento. È un romanzo patriottico, storico, sono gli anni 90 dell'Ottocento. Dentro c'è anche lo scandalo della Banca Romana e altri fatti storici realmente accaduti. Tutto questo è vero, ma è un romanzo che resta sulla carta e che non si smarca mai dalla teoria. Per stroncare questo romanzo uso le parole che Cesare Pavese ha usato all'interno di un suo libro quando ha detto che I vecchi e i giovani è un romanzo fatto di aneddoti e di spiegazioni storiche e politiche, e che al racconto manca un ritmo di alternanze di prosa e dialogo, e che anche gli scatti passionali sono calcolati e freddi. Io la penso come Pavese e aggiungo che questo è un romanzo lento e noioso, e 400 pagine e passa per un romanzo così sono troppe. Secondo me Pirandello si è perso nel tentativo di dare a tutti i costi un messaggio politico e morale. I vecchi e i giovani è un romanzo che fallisce nel suo intento. Non viene apprezzato all'epoca e oggi è giustamente sconosciuto. Ma è con gli ultimi due romanzi che Pirandello firma i suoi capolavori. L'umorismo, dopo il Fumetti a Pascal, tocca il suo apice con I quaderni di Serafino Gubbio Operatore, pubblicato nel 1916, e Uno, Nessuno e 100.000, pubblicato nel 1926. Forse, prima che io parli di questi due romanzi, è giusto che accenni a che cos'è l'umorismo, perché non è scontato che si conosca. L'umorismo viene anche definito come sentimento del contrario e analizza il contrasto che c'è tra apparenza e realtà. L'esempio classico che si fa sempre è questo. Se io vedo per strada una signora che si è truccata in modo vistoso ed eccessivo e si è vestita in modo giovanile ma goffo, posso avere due tipi di reazioni. O ridere di questa signora, e questo è il comico, oppure chiedersi che cosa ha portato questa signora a vestirsi e a truccarsi così. Forse è triste a causa della sua età? Forse vorrebbe essere ancora attraente così come era da giovane? Forse si sente sola? Questo è l'umorismo, spiegato malissimo, ma è per intenderci. E tra la comicità e l'umorismo c'è un mare di mezzo. L'umorismo poi viene teorizzato in un saggio di cui ho parlato prima nel 1908. I quaderni di Serafino Gubbio Operatore racconta la storia di un uomo ridotto ad una mano che aziona la macchina da presa. Siamo all'interno dei primi set cinematografici. E un intellettuale che cosa deve fare se non descrivere la contemporaneità che lo circonda e quindi la storia di un uomo che perde completamente la sua personalità a causa del lavoro che fa. I quaderni di Serafino Gubbio Operatore è un romanzo scritto in prima persona da un personaggio che dichiara esplicitamente di voler scrivere. È un romanzo che si allontana dal naturalismo dell'esclusa. Ed è un romanzo che attraverso la parola del protagonista fa un lavoro di metanarrazione. Potremmo definirlo anche diario, ma forse sarebbe riduttivo, perché dentro trovate sequenze narrative, analisi di argomenti diversi, sequenze riflessive e molto altro. Ovviamente è tutto molto caotico perché caotica è la testa di chi scrive. Dentro trovate pure qualche parte di saggistica. Questo è un romanzo che io ho apprezzato molto ai tempi e che oggi ammiro, perché analizza l'essere umano addentrandosi nella sua testa. Forse era già iniziata a girare in Italia la lezione di Freud e forse Pirandello, nei suoi due ultimi romanzi, l'ha fatta sua. I quaderni è un romanzo che critica fortemente la civiltà delle macchine che stava nascendo e analizza le possibilità dell'arte in rapporto alle nuove tecnologie. Il protagonista dei quaderni è un uomo che scompare dietro la telecamera. Il suo occhio si nasconde dietro l'occhio oggettivo della macchina da presa. C'è quest'uomo, ma ce ne potrebbe essere tranquillamente un altro. Il suo compito non è essenziale. Questa è la questione che pone questo romanzo, che è il primo romanzo di argomento cinematografico della letteratura italiana. Pirandello, 10 anni dopo, pubblicherà il suo capolavoro. È il romanzo che tutti quanti dovrebbero leggere, e cioè Uno, Nessuno e 100.000. Questo è sicuramente il migliore romanzo di Pirandello e contemporaneamente oggi sta iniziando a prendere i contorni del classico. Uno, Nessuno, 100.000 esce contemporaneamente presso la casa editrice Benporad e la rivista La Fiera Letteraria.
In questo romanzo si realizza tutto quello che Pirandello aveva teorizzato nell'umorismo. In questo romanzo la tecnica stilistica di Pirandello raggiunge la vetta e questo romanzo è innovativo per l'epoca quanto illuminante oggi. Se vi dicessi che questo romanzo è fra i cinque romanzi che mi hanno formato di più come lettore, non esagererei. La storia inizia con il protagonista che, guardandosi allo specchio, prende coscienza del fatto che il naso gli pende verso destra e che dunque ha un naso brutto. E quindi si chiede: perché non me ne sono accorto fino ad oggi? E dunque l'immagine che io ho di me è diversa da quella che gli altri hanno di me. Chi sono io? Queste sono domande che andavano bene 100 anni fa, funzionano oggi e saranno utili anche fra 100 anni. In poche parole, Uno, Nessuno e 100.000 è un romanzo che non invecchia mai. Perché se metti in dubbio la tua immagine, metti in dubbio anche il tuo nome, metti in dubbio anche la tua identità e metti in dubbio tutto quello che ti circonda. Lo specchio, il doppio e l'identità raccontati attraverso la letteratura. Questo è un romanzo che distrugge, che non costruisce, che vuole rappresentare soltanto una realtà disgregata, e in questo intento riesce benissimo. Come vedete, non vi sto svelando lo sviluppo e i finali dei sette romanzi di Pirandello, ma non soltanto per una questione di spoiler. Questi non sono romanzi di trama, sono romanzi di stile e di scrittura. Quindi, se li leggerete, fatevi portare da una chiave letteraria e non soltanto da quello che succede. Breve schema finale che riproduce quello che io penso dei sette romanzi di Pirandello. In vetta ci sono due romanzi, I quaderni di Serafino Gubbio Imperatore e Uno, Nessuno e 100.000. Forse Uno, Nessuno e 100.000 è un po' al di sopra dei quaderni di Serafino Gubbio Imperatore. In mezzo troviamo Il fu Mattia Pascal e suo marito, due romanzi positivi ma completamente diversi tra loro. Sulla sufficienza abbiamo L'esclusa di Pirandello, forse anche più che sufficiente a dire la verità, e totalmente insufficienti, per motivi diversi, ma totalmente insufficienti, abbiamo Il turno e I vecchi e i giovani. Un discorso a parte possiamo fare per le novelle di Pirandello, che all'epoca sembravano il fiore all'occhiello della sua produzione e invece oggi sono state ridimensionate dalla critica. Pirandello le ha scritte per una vita, un po' perché come scrittore era normale che lo facesse e un po' perché era un'entrata economica assicurata. Si scrivevano in meno tempo di un romanzo e venivi pagato subito. Questa era una cosa comune a tutti gli scrittori di questo periodo. Pirandello scriverà all'incirca 240 novelle, più altre novelle uscite postume. Essendo tante, le raccoglierà in un testo intitolato Novelle per un anno, perché nell'idea originaria ci sarebbe dovuta essere una novella per ogni giorno dell'anno, per un totale di 360 novelle circa. Poi in totale, ripeto, ne ha scritte 240 e quindi il progetto non è arrivato a compimento. Io non sono un estimatore delle novelle di Pirandello. Manca una cornice definita, manca una tematica che faccia da filo conduttore e in definitiva manca una visione d'insieme che renda digeribile Novelle per un anno al lettore. Pirandello nel 1934 vince il premio Nobel per la letteratura, ma dobbiamo dirlo soprattutto per le sue opere teatrali, delle quali però io non vi parlo perché vado a teatro al massimo un paio di volte all'anno e non mi reputo quindi né appassionato né competente. Dei romanzi di Pirandello all'epoca la critica parlava molto poco e non benissimo. Molti di essi invece oggi sono stati rivalutati e secondo me con il tempo si ritaglieranno sempre più spazio. Grazie per aver guardato il primo episodio della rubrica Letteratura italiana per pochi e in particolare Pirandello per pochi.